amarezza, perché comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra che in campo forse meritava la vittoria, perché è vero, siamo stati in vantaggio 2-0 al secondo tempo, loro hanno fatto il 2-2 su due tiri in porta e noi però abbiamo avuto la forza di creare altre occasioni, avere il palo con Mauri, l'occasione alla fine con Close, la voglia di comunque cercare la vittoria fino alla fine. Poi ci sta anche la bravura degli avversari, però questa Lazio ha dimostrato di essere una grande squadra, se continua con queste prestazioni, con questa mentalità, possiamo toglierci la soddisfazione. Però sul 2-0 cosa è mancato? Perché insomma fare due gol alla Roma non è facile, la Lazio ce l'ha riuscita e nonostante ciò non è riuscita a vincere. Cosa è mancato? Ci è mancato che comunque alla prima occasione ci hanno fatto gol subito e sai, magari loro partono, ti fanno un po' di forze, perché ci sta la reazione della Roma, comunque è un derby, gioca in casa, ci stava comunque la reazione e ci hanno fatto due gol sui due occasioni che hanno creato e noi siamo stati un po' sfortunati, magari succede che entra una, non entra l'altra, poi alla fine la partita l'abbiamo ripresa in mano noi, abbiamo avuto noi le occasioni per vincerla, sul 2-1 potevamo fare il 3-1 con Mario, abbiamo preso il palo, sul 2-2 abbiamo avuto l'occasione con Close, altre ripartenze dove comunque siamo stati pericolosi, dimostra che questa squadra poteva magari subire il contraccolpo psicologico sul 2-2 per la Roma, invece ha avuto ancora la forza di voler rivincerla questa partita e solo per un po' di sfortuna non ce l'abbiamo fatta. Moltissimo, mi è piaciuto fare il riscaldamento sotto la Nord, ci ha dato una grande carica e primo tempo avevamo anche loro che ci spingevano, dovevamo fare forse il riscaldamento anche inizio secondo tempo con loro sotto e magari ne facciamo altri due. Ma c'è parecchio rammarico, perché dopo il 2-0 a fine primo tempo prendere un gol in quella maniera all'inizio del secondo non è facile, però ci siamo ributtati in avanti, abbiamo creato occasioni, il palo mio, il Miro alla fine e potevamo vincere la partita, c'è un po' di amaro in bocca, però è andata così, guardiamo avanti. Mancata un po' di concentrazione su quell'azione secondo te, sull'approccio al secondo tempo che non è stato come il primo? Secondo me c'è fallo netto su Giorgevic, l'arbitro non so se non l'ha visto, non lo so, fallo netto e poi hanno fatto gol. Poi sono stati bravi lì a reagire, perché poi loro sono buttati in avanti, hanno creato tante occasioni e alla fine secondo me potevamo anche vincere. Però il secondo gol sembrava quasi un po' la fotocopia del primo, anche lì un po' di distrazione. Sì, il secondo gol uguale al primo, lì c'è stata una distrazione nostra e dobbiamo migliorare in questi aspetti, perché ci capita troppo spesso che all'inizio del secondo tempo prendiamo gol e quindi è un aspetto che va migliorato, c'è ancora tanto da lavorare, però siamo sulla strada giusta. Avete temuto di perderlo? Ma temuto di perderlo, no, è normale che poi dal 2-0 vai sul 2-2 e pensi anche alla sconfitta, però la squadra ha reagito bene, si è ributtata in avanti, abbiamo creato altre occasioni, qualche contropiede magari potevamo anche sfruttarlo meglio, poi alla fine ci teniamo il punto e guardiamo avanti.